Buonasera a tutti, sono di nuovo le 21 e quindi nuovo appuntamento. Pensavate di esservela scampata, invece no, tutte le sere avete questo piccolo appuntamento con Serena con un libro in mano. Parliamo di libri, parliamo di tante cose. Quindi voi iscrivetevi al canale e godetevi questo momento. Fa freddo, quindi state in casa e guardate YouTube. Comunque, oggi parliamo di un libro che hanno letto in tantissimi, ovvero A cena con l'assassino. Quindi bando alle premesse, iscrivetevi se non siete ancora iscritti per non perdervi i nuovi video. Esce un nuovo video ogni giorno alle 21, ma bando alle ciance. A cena con l'assassino di Alessandra Benedict. Un libro che potremmo definire del momento, un po' perché è natalizio, ambientato a Natale, e qui vorrei soffermarmi perché il fatto che sia ambientato a Natale non significa che sia natalizio. È un libro che penso che sia ancora tra i primi 10 dei più letti, mi pare di aver Che visto in giro. Voi già sapete, se mi seguite su Instagram, non mi ha fatto impazzire, quindi gli ho dato una sufficienza scarsa. Quindi non è che proprio non mi sia piaciuto, soprattutto perché sulla parte finale c'è stata un po' una ripresa, ma non gli posso dare più della sufficienza, diciamo così. La prima impressione, cioè proprio a caldo, è stata della serie no. Per me è un no, tipo MasterChef. Ma poi con il passare dei giorni l'ho un pochino rivalutato, vi dicevo soprattutto nella parte finale. Ma andiamo per ordine. Si tratta di un quasi mystery? No. E qui è un altro punto di riflessione. Perché? Perché la copertina, voi la vedete, almeno per quanto mi riguarda, mi fa auspicare una storia natalizia, una storia da camino acceso, una storia calda, anche dove c'è ovviamente un mistero, perché comunque è chiaro che si tratti di un giallo, ma una storia coccolosa, diciamo così, no? A cui rivolgersi per in qualche modo ricevere una coccola natalizia, se amate appunto il giallo classico. Ma così purtroppo non è stato. Perché? Perché la vicenda è estremamente triste, ma proprio triste. E poi perché non sono riuscita ad entrare particolarmente in empatia con la protagonista e con gli altri personaggi. Uno in particolare l'ho odiato dall'inizio alla fine, e questa cosa sicuramente mi ha un po' tolto parecchio del piacere della lettura. Comunque, vi dico qualcosa sulla storia. Allora, la protagonista si chiama Lily e riceve, perché la storia inizia così, una lettera da una zia, la zia Liliana, con la quale lei ha vissuto. Questa lettera da parte della zia Liliana è una lettera tardiva, nel senso che la zia l'ha scritta nel caso in cui fosse poi morta, per cui quando Lily riceve la lettera, la zia è morta e la invita al cosiddetto gioco di che si Natale, svolge a Endgame House, questa abitazione di famiglia che poi in realtà è stata adibita ad un ballo centro che cosa c'è? In congressi. ballo c'è l'eredità di Endgame House, perché la zia la lascerà a chi. E i personaggi all'interno di questo gioco di Natale saranno tutti parenti, sono tutti cugini, a chi appunto vincerà il gioco di Natale. In realtà il gioco di Natale è una vecchia conoscenza, perché quando questi cugini erano bambini, partecipavano sempre a questo gioco organizzato dalla zia. Nel caso del gioco d'infanzia, la posta in gioco erano i regali. E quindi i bambini poi avevano questa possibilità di svolgere questa sorta di caccia al tesoro, di caccia all'enigma all'interno di questa grandissima casa per appunto trovare i regali di Natale che erano stati nascosti. Queste persone, che sono appunto tutti cugini, non visitano Endgame House da un po' di tempo, soprattutto la protagonista. Sono anni che non ci va. Quindi il suo sarà anche un ritorno emotivo molto forte nei confronti della casa, anche perché della casa lì gli frega poco, nel senso che comunque, poi leggerete,
non ci sono grossi bei ricordi legati a questa casa, quindi il fatto di ereditarla o meno le interessa poco. Quello che le interessa è sapere cosa potrà sapere se vincerà il gioco, perché per lei la posta è un po' più alta e non vi dico qual è questa posta perché sarebbe un po' di spoiler. Invece il libro lo consiglio, se non altro per un altro aspetto del quale vi parlerò appunto tra poco. Tutto questo che vi ho detto rende sicuramente la trama interessante, perché comunque il gioco di Natale consiste nell'andare a cercare delle chiavi che la zia ha fatto nascondere prima ovviamente di morire. Dovranno andare a fare questa ricerca e trovare queste chiavi, che sono appunto 12, una per ogni giorno di Natale, perché questi cugini rimarranno all'interno di Endgame House per 12 giorni a partire dal giorno di Natale. E qui veniamo alla prima nota dolente. Oltre alla tristezza ambulante, diciamo così, che aleggia in tutto il romanzo, che è estremamente triste, quindi non è una storia da camino acceso, una storia coccolosa, è una storia triste, dove i protagonisti passano un brutto, brutto, bruttissimo Natale, diciamo forse il più brutto della loro vita, se non altro della protagonista. Quindi non l'ho trovata una storia tenera, una storia da camino acceso, una storia delicata, una storia sì gialla, ma comunque elettrizzante. Avete presente le trame di Agatha Christie, no? Dove c'è comunque sempre un delitto, ma c'è anche questa voglia di accoccolarci tutti intorno al camino, sul divano, per ascoltare. Ecco, queste emozioni, questo mood, io non l'ho vissuto, proprio anche per l'incapacità di entrare in empatia con la protagonista, che in molti punti ho trovato estremamente pesante, proprio nella narrazione. E poi c'è anche un altro aspetto. Dopo che voi avete capito come avverrà il ritrovamento di queste chiavi, cioè, diventa un po' noioso proseguire, perché comunque quando avete capito come funziona, va bene, dai, un giorno, 2 giorni, 3 giorni, cioè, fino ad arrivare a 12 giorni può risultare un po' pesante. Ripeto, queste sono sensazioni che ho avuto io e sono state purtroppo sensazioni un po' deludenti, perché le premesse erano altissime, la copertina è strepitosa, è un libro estremamente curato, scritto molto bene, perché comunque è scritto bene, quindi c'era tutto, c'erano tutte le premesse per veramente passare 2 o 3 giorni per fumarselo, come ho detto agli amici di Instagram. In realtà me lo sono trascinato parecchio, per parecchi giorni, proprio per queste premesse un po' non corrispondenti con in qualche modo quello che volevo, quello che mi aspettavo, quello Veniamo agli che aspetti un po' più desideravo. tecnici, Che rendono questo libro sicuramente adatto ad essere regalato a Natale, anche perché comunque ha un prezzo di copertina buono, perché costa 9,90 euro. Quindi volete fare un pensierino a Natale a una persona che ama i gialli, una persona magari che conoscete poco, l'ho detto anche agli amici di Instagram, che volete magari conoscere meglio. Perché comunque quando verrà letto poi porterà degli spunti di dialogo e di riflessione, e che potrete appunto intavolare. Vabbè, questa è una piccola parentesi che apro. Ma soprattutto all'interno del libro ci sono dei giochi metanarrativi, quindi comunque dei giochi che sono sopra alla storia. Sono tre. Il primo consiste nell'andare a cercare degli anagrammi che l'autrice ha sparso all'interno del libro. Anagrammi che vengono da una filastrocca di Natale. Quindi molto carina questa cosa. Però, come già dicevo agli amici di Instagram, questa cosa implica, secondo me, una rilettura, perché io in particolare di questi anagrammi non ne ho trovato neanche uno durante la lettura. Ma nel momento in cui siete molto presi dalla narrazione, è difficile che vi mettiate a cercare gli anagrammi, anche perché non saltano all'occhio, sono anagrammi, quindi non è che, cioè, voglio dire, non possono saltare all'occhio così immediatamente, no? Sono frasi comunque modificate. È fatto anche molto bene, perché comunque, ripeto, io non ne ho trovato neanche uno. Poi c'è un secondo gioco, questo molto interessante. Sono elencati 12 libri, gialli ambientati a Natale. E quindi questa è un'idea carina, perché non solo dovete andare a recuperare questi titoli all'interno del libro, se ci riuscite,
Ma potete anche avere un po' un'idea, una piccola, diciamo, TBR, diciamo così, per libri natalizi, per gialli natalizi, perché comunque avete un elenco di 12 titoli, magari alcuni non li conoscete neanche, io alcuni non, veramente non li conoscevo, comunque alcuni, io ho scoperto ad esempio di averne uno in casa, che non avevo ben focalizzato, quindi molto interessante anche questo piccolo elenco. E poi c'è il gioco finale, perché Alexandra Benedict vi ha fatto divertire durante tutto il libro e vi regala anche un piccolo gioco finale, che in cosa consiste? Consiste nel risolvere un puzzle di parole. Ma la cosa carina, che però penso sia già passata, è che il primo che avrà dato la soluzione corretta, l'avrà twittata sul tweet appunto della, taggando chiaramente la Benedict, sempre appunto tramite la piattaforma Twitter, potrà appunto ricevere una ghirlanda di Natale realizzata proprio dall'autrice. Vi dico, ve ne parlo al passato perché il libro è uscito qualche settimana fa, quindi non credo proprio che ci sia ancora in ballo questa coccarda, diciamo, di Natale fatta dalla Benedict. Non lo so, potrebbe anche essere che nessuno ancora ha azzeccato. Googleate qualche ulteriore info. Quindi molto carina questa idea di giochi di Natale, giochi metanarrativi che vengono appunto fatti sopra la storia. Però, come vi dicevo prima, secondo me non sono molto fluidi, nel senso che comunque implicherebbero una rilettura, cioè una volta che avete finito il libro, lo rileggete per giocare. Quindi c'è anche questo aspetto. In realtà il libro si presta tranquillamente una doppia rilettura in questo senso, perché è vero che sapete già come vanno a finire le cose, però potete avere l'opportunità nella seconda appunto di rilettura di andare a giocare. E quindi molto molto carina questa cosa qua. Mi pare di avervi detto tutto su questo libro, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!